Ciao a tutti, questo è il video entry per il contest di Ginevra Jules e ti auguro di arrivare anche a te i più iscritti possibile perché trovo che le tue creazioni mi piacciono un sacco e quindi meriti che vengano viste da più persone. E niente, partiamo subito. Allora, prima di tutto volevo farti vedere un disegno che ho fatto che però non so se riesco a inquadrarlo, vediamo. No, devo alzare la fotocamera. Allora, il disegno è questo qui, che sono indecisa se colorarlo o meno, però adesso vedrò. Ed è questo mezzo teschio con delle foglie, fiamme, dipende da come lo coloro. Ok, allora, poi, sì, queste sono tutte quelle che avete visto, sono le creazioni che ti devo far vedere, sono tantissime. Allora, passiamo subito a quelle in Amabiz. Allora, ho fatto Spike dei My Little Pony con le Amabiz, quelle midi, quindi quelle normali. Poi ho fatto questa casetta stregata con le Amabiz mini, che a me piace tantissimo. Poi ho fatto questo smaltino in Amabiz normali e mini. L'orsetto di Toy Story in versione Tsum Tsum, sia midi che mini, e infine Yoda di Star Wars, sia versione midi che mini, e la spada laser ovviamente in versione, un pezzo di carta, in versione mini. Poi le creazioni in Fimo, che non sono tantissime, anzi sono tre per la precisione, in realtà due perché questo andrebbe incollata in qualche maniera su questo orologio, quindi sì, in realtà sono due. E questo cuoricino che si illumina al buio con questo fiocchetto. E questo qui è un orologio dove ho ripreso la parte esterna da un vero orologio, se riesco a metterlo a fuoco, ok? Ho ripreso la parte esterna da un vero orologio e ho fatto gli ingranaggi in fimo e anche il retro fatto in fimo che si illumina al buio. E dietro appunto ci sono le mie iniziali con un brillantino, proprio come diciamo i veri orologi. E la bambolina è fatta appositamente così creepy, diciamo spaventosa, e è molto piccola perché è davvero piccolissima. È stata fatta anche con il tulle ed è molto carina. A me piace molto. Poi passiamo alle creazioni elastici. Ho fatto questo cappellino da strega, così. Ho fatto la zucchetta 3D, bellissimo. E poi ho fatto tanti fiorellini che poi questi li metto quando faccio le varie spedizioni, se non mi cadono, ok? Quando faccio le varie spedizioni li metto come omaggino, diciamo. E questi sono quelli in elastici. Ora vediamo le creazioni in colla a caldo. Ho fatto questa che è appunto 100% handmade perché anche la parte interna è una creazione che ho fatto io, che è un cuore in Amabiz Mini e l'ho inglobata nella creazione in colla a caldo. Secondo me è stupenda, a me piace tantissimo. Poi, creazioni in colla a caldo. Ho questo. Vediamo un po' se riesco a fartelo vedere. Questo qui, che è un adesivo degli Stickies, mi pare che si chiamino, con tutti i brillantini dietro. E poi. E poi basta, mi sa. Poi ci sono le creazioni in resina. La resina è da poco che ho iniziato a lavorarla, però ne ho abbastanza, diciamo. Allora, ho tutte queste. Questa. Ah, tu avevi richiesto una creazione con un gatto e io ho scelto questa qui. Quindi con questo gattino che spunta fuori da una zucca in resina. Fatta così. E queste qui, queste sono quelle con gli stickers e appunto c'è l'anguretta così,
Questo qui che è un mix, diciamo, col fiocco, la stella e le farfalle. Questa con scrump, la bambolina di Stitch. Questo draghetto, Malefica, che ormai l'ho messa, l'ho postata dappertutto perché mi piace un sacco. Ariel in versione witch, diciamo non è la solita Ariel. Questo di Sentimental Circus. Questa bambolina qui che ho anche rifatto, appunto, che ho anche rifatto così, e questo teschietto così. Poi ci sono anche creazioni normali, cioè senza adesivi, come per esempio questa qui, c'è cioè questo fiocco bicolore che a me piace tantissimo, oppure c'è questo omino di tipo biscotto. Ho queste due basi, che anche queste sono bellissime secondo me, che le userò poi per fare altre creazioni. Ecco, ah, questo cuore qui volevo farti vedere che a me piace un sacco. Questo qui. Ecco, queste sono le mie, tutte le mie creazioni, che vediamo se riesco a mettere quelle più importanti, perché non ci saranno mai tutte. E niente, spero che ti siano piaciute. Ti mando un bacio. E niente, spero di vincere ovviamente. Ciao! Mi sono dimenticata, come al mio solito, di farti vedere le mie creazioni fatte con le perline. Allora, te ne faccio vedere solo alcune, quelle che mi piacciono di più. Allora, ho creato questo braccialetto fatto con gli Swarovski di vari colori, quindi dal viola al blu, all'azzurro, al bianco e poi riprende così. Poi ho creato l'anello corrispondente, quindi fatto così. Poi c'è questo anello qui che io ho messo un casino perché mi piaceva tantissimo, sempre con gli Swarovski, ecco appunto. Perché le cose non stanno mai in piedi. Vabbè. E insomma, hai capito qual è l'anello? Fantastico, ok. Poi questa collana con tre palline diverse. Poi questo anello così, che anche questo secondo me è bellissimo. Questo anello un po' più complesso, diciamo. Questo anello qua che adoro, perché stanno tutti girati tranne quello, io non lo so, vabbè. Poi questi altri due anelli qui che sono un po' più semplici. Questo anello qua che è semplicemente fatto con una pallina e poi tutto il contorno. Questo semplicissimo braccialetto. Poi questo portachiavi così. Oddio. Questo braccialetto che è semplicissimo. Questo anello così che è simile a dov'è? Questo qui, solo che è in rosa questo. Poi questa pallina che devo ancora montare, che in realtà è tipo a stella, non è proprio una pallina. Questo braccialetto qua con tutti i ciarmini e infine ah no, l'anello di quel braccialetto lì l'avevo fatto ed è questo qui fatto così. Ecco, queste adesso sono davvero tutte le mie creazioni che volevo farti vedere e niente, ti mando un altro bacio, ciao.